Siamo presso l'attività di lavorazione marmi di Vincenzo Granata, siamo a Manduria e dedicheremo questa porzione di Polifemo a questa attività e in particolar modo parleremo con Assomarmo delle difficoltà, delle problematiche, delle aspirazioni del settore. Dicevo, parleremo con Assomarmo e abbiamo ovviamente il suo presidente che appunto Federico Greco. Federico Greco, siamo proprio in sedes materie, siamo proprio sul posto di lavoro, perché noi parliamo di marmo, parliamo di lavorazione, però poi diventa un discorso teorico. Parliamo intanto del momento che stanno vivendo queste attività. Lei coordina a livello nazionale il settore, quindi conosce meglio di tutti, ha tastato perfettamente il polso della situazione. Diciamo che il settore arranca. Dal 2014 a dicembre 2015 c'è stato un decremento, quindi praticamente quasi il 15% delle imprese del settore hanno dovuto chiudere per mancanza di lavoro. Se a questo poi andiamo a sommare il lavoro e quindi la concorrenza sleale fatta e perpetrata da persone che non appartengono assolutamente al nostro settore, diciamo che il settore è tantissimo in crisi. Cerchiamo di chiedere alle istituzioni un aiuto, cosa che fino a questo momento sicuramente non ci è pervenuto. Facciamo un po' un excursus rispetto agli altri anni, come si è evoluta la cosa? Cioè, questa situazione si è incancrenita negli ultimi tempi o evidentemente è un piano inclinato che tende a precipitare sempre più? Ma guarda Luigi, il problema purtroppo arriva da lontano, praticamente il problema, l'inizio della crisi del nostro settore è iniziato dal 2005-2006, quindi oramai sono 10 anni che anno dopo anno praticamente il lavoro va sempre più in declino. Dal 2008 in poi si è sicuramente aggravata la situazione, visto comunque la crisi del settore edile, la crisi in generale anche per quanto riguarda il settore arredamento, è l'unico forse settore che ancora ci può dare pochissime aspettative di lavoro, è il settore cimiteriale. Settore che comunque è inficiato da figure non professionali che svolgono un sacco di servizi mettendo fuori comunque il marmista in sé per sé. E a questo punto io mi sposterei su Vincenzo Granata. Vogliamo oggi fare un qualcosa di diverso, fare una sorta di documentario, far vedere a beneficio degli amici telespettatori un po' proprio come funziona, come si svolge l'attività della lavorazione del marmo. Vincenzo Granata, come detto, è il titolare di questa attività di lavorazione del marmo e iniziamo un po' a questo documentario, questo viaggio nell'attività. Partiamo da dove? Da dove partiamo? Noi prima di ogni cosa prendiamo le lastre da fuori al piazzale e poi entriamo nel laboratorio e cominciamo lì dalla macchina a tagliare il marmo. E allora intanto quindi vediamo queste lastre, si vedono fuori appunto all'esterno, sono appunto posizionate le lastre e poi chiaramente le lastre verranno portate dentro. E quindi le lastre, come vedete, sono pronte sulla, mi aiuti lei? Sul banco già da taglio per tagliare, pronti e per tagliare. Le lastre, una volta portate qui, se ne vede qualcuna qui per esempio, eccone una, vengono poi automaticamente tagliate. Quindi questo è un po'. Poi ci sono altri settori di lavoro, altri step, diciamo, della lavorazione. Dopo il taglio vengono portate sulla macchina della levigatrice per essere levigate e lucidate. E ora ci spostiamo appunto alla levigatrice.
Dopo dunque l'attività della levigatrice si passa ad un ulteriore step di rifinitura. Sì, alla rifinitura del pezzo già da finire. Con quale strumento? Con il flex. Con il flex normale, a giri normali. Vediamo il flex. E allora Federico Greco, dopo aver mostrato un po' come si svolge l'attività, andiamo avanti nella nostra chiacchierata. Lei fa parte, come Assomarmo, di Casa Artigiani. Ecco le battaglie che insieme a Casa Artigiani state programmando. Sicuramente la lotta alla concorrenza sleale e sicuramente la lotta al lavoro nero. Su Taranto oramai sono anni che purtroppo ci si ritrova con persone, diciamo, disagiate e che comunque devono sbarcare il lunario in qualche maniera. E non facendo altro che andando a inficiare sicuramente sulla parte sana dell'economia tarantina. E quindi possiamo parlare di parrucchieri, possiamo parlare di fruttivendoli, possiamo parlare di muratori, possiamo parlare di posatori, di lavorazioni anche per quanto riguarda il nostro settore, e comunque concorrenza sleale da parte delle imprese funebri. E in più stiamo cercando comunque di portare un progetto al Comune di Taranto, sperando che comunque non vada a finire nei soliti meandri dei cassetti, per quanto riguarda la possibilità di un prestito d'onore comunale, che darebbe ovviamente opportunità ai giovani che vogliono avvicinarsi all'artigianato o al commercio al minuto di avere un piccolo finanziamento per poter avviare la propria attività. Ecco, se facciamo un po' il paragone tra l'attività della lavorazione del marmo, le problematiche di questa attività, un paragone tra la realtà ionica e quella di altre città del meridione, del settentrione, di altre parti d'Italia in generale, ecco, qual è la differenza? Assolutamente nessuna. Il quadro è a tinte fosche ovunque. Il quadro è a tinte fosche ovunque, da Canicattì a Bolzano. Si salva solamente chi riesce ad avere la forza di lavorare con delle commesse estere. Per il resto, chi si affaccia al mercato interno italiano comunque non riesce comunque a ottenere il lavoro che si spera, perché comunque è sempre una lotta continua, è una battaglia quotidiana. Lei da quanti anni svolge l'attività? Io personalmente svolgo l'attività da ben 21 anni. Mio padre l'ha svolta. Una tradizione familiare. Mio padre l'ha svolta per circa 50 anni, mio nonno per quasi 40 anni. E posso dire sicuramente una cosa con un'estrema convinzione. I tempi oramai non sono assolutamente degni di permettere a un artigiano di tenere aperte i propri laboratori. Con l'avvento degli studi di settore hanno praticamente falciato e falcidiato l'attività artigianale. Non si riesce assolutamente a stare al passo, non del guadagno, ma al passo per pagare sicuramente le tasse. Ed è un qualcosa di assurdo, secondo me, perché comunque partendo dalla Costituzione italiana c'è un articolo dove sancisce che ogni cittadino è chiamato a partecipare alle spese dello Stato in base alle proprie capacità retributive, cosa che invece lo Stato non fa assolutamente, perché con gli studi di settore non fa altro che andare a sicuramente ad obbligare
la piccola impresa, l'artigiano, al pagamento di determinate tasse secondo comunque un fatturato che a lui sembra congruo. Oltretutto lei svolge una attività che ormai va in estinzione, che è da preservare, quella dello scalpellino, che è una particolarità. Sicuramente è una particolarità, perché tempo addietro c'erano tantissimi scalpellini e lavoratori del marmo e scultori. Più si va avanti negli anni, meno persone si avvicinano alla nostra arte. Ed è un qualcosa di estremamente negativo, perché comunque non si crea un ricambio generazionale all'interno del proprio mestiere e non si crea neanche la cultura per riuscire a comprendere il manufatto prodotto completamente a mano. Bene, ci siamo fatti allora una bella chiacchierata, abbiamo voluto così approfondire questa situazione del settore, della lavorazione del marmo. Noi quando parliamo di alternativa alla grande industria parliamo con cognizioni di fatto, parliamo con elementi concreti, parliamo con la valorizzazione delle nostre risorse, parliamo dell'agricoltura, del mare, del turismo, ma parliamo anche delle antiche tradizioni, degli antichi mestieri, e purtroppo dobbiamo dirlo con estrema amarezza, chi ci governa, chi ci amministra non è affatto sensibile rispetto al grido di dolore che si leva appunto dagli operatori del settore.